Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare di alcune novità. Dobbiamo parlare di alcune novità che ancora non sono presenti in gioco tramite notices, ma che il data mining è comunque riuscito a far trapelare. Quindi possiamo discutere dei prossimi eventi e possiamo discutere anche del prossimo banner, perché esatto, signori, ci sarà un banner a brevissimo. Infatti, se andiamo a guardare le notizie, abbiamo diverse notizie nuove che sono state aggiunte comunque già ieri sera e che invece adesso andremo ad ampliare con le notizie che praticamente vi andrò ad aggiungere con questo video. Partiamo con le notizie che sono state inserite ieri. Le notizie che sono state inserite ieri praticamente annunciano un evento che praticamente sarà a breve presente all'interno del gioco, ovvero il Weapon Enhancement Rally. Weapon Enhancement Rally che praticamente consisterà a partire dal 25 febbraio, che per noi sarà 26 febbraio alle 3 del mattino, quindi tra qualche giorno ancora, e avremo la possibilità per l'appunto di potenziare o comunque avere il vantaggio di poter potenziare ovviamente le nostre armi, determinate armi, perché andremo ad ottenere praticamente tutti i power up per il cap delle armi, quindi l'avanzamento del livello in generale e il cap delle armi vero e proprio. Infatti, come si gioca? Ovviamente avremo il classico gathering che abbiamo anche avuto già con l'evento di San Valentino, quindi sapete già come funziona, ovvero completare diversi stage per incrementare il livello di gathering e di conseguenza aumentare anche praticamente il numero di oggetti che otterremo durante le nostre spedizioni. E successivamente, come potete notare, otterremo le battle key che ci permetteranno di affrontare ovviamente degli stage speciali e poi oggetti che ci consentiranno di di potenziare e soprattutto di incrementare il livello delle nostre armi. Ovviamente partecipando a queste battaglie otterremo degli oggetti che avremo modo di poter scambiare all'interno della sezione specifica, combattendo ovviamente i boss che vedremo praticamente in gioco, che in questo caso sono Rufus e il Guard Scorpion. Ovviamente ottenendo questi oggetti potremo scambiare le medaglie o comunque gli oggetti che otteniamo da queste battaglie con dei premi che ovviamente al solito verranno indicati nelle schermate di scambio dell'evento. Non ci sono ulteriori informazioni per quanto riguarda questo evento, se non il fatto che praticamente avremo come boss Rufus, che è già presentato in questa immagine, dove non si ha un elemento raccomandato, ma l'elemento raccomandato in questo caso è il ghiaccio per eliminare subito ovviamente il cane, e poi successivamente per battere Rufus il sigillo consigliato è il sigillo X che abbiamo già diverse armi che possono appunto aiutarci da questo punto di vista. E poi una delle cose che ci viene raccomandato è l'attacco fisico, quindi pensate già bene appunto alla tipologia di attacco, mentre invece il secondo boss, come potete vedere, è il Guard Scorpion, o in questo caso chiamato Scorpion Sentinel, che predilige come elemento raccomandato il ghiaccio e il tuono. Quindi chi possiede Sephiroth, chi possiede Tifa, chi possiede Cloud, non avrà sicuramente problemi, proprio perché gli elementi di questi personaggi vi aiuteranno e non poco. Per quanto riguarda anche questo evento, non è apparso, ma tecnicamente dovrebbe esserci anche questo piccolo banner dove potete notare appunto le weapon parts di Zack e di Matt. Quindi capite benissimo quello che già andremo a parare, di quello di cui effettivamente andremo a parare a brevissimo, ovvero il banner. Successivamente abbiamo la celebrazione dei 7.77 milioni di download, che questi già abbiamo ottenuto, come queste sono ricompense che abbiamo già ottenuto in gioco a partire ovviamente da ieri sera, ovvero 1500 gemme e 10 ticket da poter utilizzare nel banner che già conoscete, e ovviamente a questa celebrazione ne seguiranno delle altre
quindi ci saranno diverse celebrazioni, come per esempio il pacco che verrà inserito, che credo che già sia stato inserito in gioco oppure verrà inserito a breve, dove praticamente avremo il pacco speciale di celebrazione dei 7,77 milioni di download, e poi avremo anche la campagna che invece verrà diciamo annunciata e verrà attivata a breve, in questi giorni, dove praticamente avremo il Success Weapon Rate Enhancement dal 20% incrementato addirittura al 50%, quindi sprecheremo molte meno risorse per potenziare le armi, e poi le Weapon Enhancement Quest dropperanno il 50% di oggetti in più. Quindi questa può essere un'ottima occasione per farmare oggetti per, diciamo, per le vostre armi. Successivamente abbiamo anche l'altra campagna, sempre collegata ai 7,77 milioni di download, dove avremo delle nuove missioni inserite all'interno del gioco che ci consentiranno di ottenere fino a 20 ticket. Quindi direi molto molto buono. Ops, vi ho fatto vedere una piccola immagine, se l'avete notata, però ora ne parleremo meglio. Seconda parte del crossover, che abbiamo già visto in live praticamente ieri sera, quindi non c'è molto da dire in questo caso. Quindi seconda parte del crossover, dove ci saranno altre missioni per ottenere un ulteriore 1500 gemme, altri login bonus per ottenere un ulteriore 1500 gemme, e poi ovviamente l'evento del crossover, della seconda parte di crossover, che è praticamente aggiunta come l'abbiamo discussa praticamente la volta scorsa. Abbiamo delle nuove missioni con delle nuove cutscenes che comunque sia io vi consiglio personalmente di guardare, dato che sono tutte le cutscenes che praticamente non sono state inserite nella demo su PS5, quindi per coloro che vogliono avere, diciamo, un'anticipazione, vogliono in un qualche modo anche guardare quello che effettivamente sarà presente in Rebirth, potranno guardare le cutscenes presenti all'interno di Evercrisis, proprio perché quello che si vede all'interno della demo di Final Fantasy VII Rebirth sarà comunque una zona diversa rispetto a quella originale di gioco, e ovviamente gli eventi sono collegati, perché ci eravamo fermati praticamente a Calm, e qui all'interno di Evercrisis vedremo tutte le scene animate, tutte le cutscenes dove praticamente usciremo da Calm e raggiungeremo inizialmente la piana in questo caso, e poi successivamente entreremo nella Mithril Cave, mentre invece la demo su PS5 comincia esattamente dalla fine della Mithril Cave, quindi è praticamente un collegamento che secondo me è anche voluto. Successivamente arma nuova free to play per Cloud, la Igneous Saber, che è la stessa arma che vi avevo già fatto vedere in precedenza, quindi di conseguenza nuova arma farmabile free to play che boosta, che in questo caso aumenta attacco magico come refined ability principale e poi difesa magica come refined ability secondaria, quindi stessa identica cosa dell'arma di Sephiroth che abbiamo ottenuto nella prima parte dell'evento. Il boss in questo caso sarà sempre il Materia Guardian, quindi non cambia niente, cambia soltanto il fatto che sono state aggiunte le difficoltà Ruin X1 e Ruin X2, e poi cambia anche il fatto che in questo caso il Materia Guardian diventa decisamente più aggressivo e decisamente più forte. Io ovviamente ho già fatto i video di Ruin X1 e Ruin X2, che usciranno praticamente tra mezz'ora quando vedrete questo video, che questo è il classico video aggiornamento news, e poi successivamente vedrete un po' il da farsi per sconfiggere questi diciamo questi boss, o comunque questo boss che viene leggermente potenziato ma è totalmente gestibile. Ovviamente vi ricordo che chi possiede le armi di Tifa e il costume di Tifa o il costume di Red con ovviamente limit overboost dell'arma di Tifa guadagnerà più, avrà possibilità comunque di ottenere più percentuale di drop da parte dell'evento, quindi con possibilità comunque di farmare in meno tempo. E poi ovviamente non c'è praticamente nient'altro da aggiungere se non ovviamente farmare e ottenere tutto ciò che ci interessa. Altra notizia molto importante, sono state aggiunte all'interno del banner generale, quindi all'interno del banner con i ticket generale, le seguenti armi, ovvero l'Arctic Star,
quindi l'arma di Yuffie che buffa l'attacco fisico, ed è stata aggiunta anche all'exchange, quindi per chi vuole ottenerla tramite il ticket può effettivamente ottenerla da questo momento, la Ultimatic, il Canyon Collar e il Thunderbird, che sono praticamente tutte le nuove armi uscite praticamente fino a queste del crossover, e adesso saranno disponibili sia nel banner con i ticket e sia anche nell'exchange shop se possedete il ticket 5 stelle. Ma adesso parliamo di ciò che effettivamente ancora non è stato inserito all'interno del gioco e che effettivamente solletica la curiosità di chi avrà aperto questo video. Cominciamo con la notizia, diciamo un po' meno, importante, che in questo caso sono le co-op battle di Shiva e di Bahamut, che verranno riproposte all'interno del gioco. Sicuramente verranno riproposte a breve, perché una volta che abbiamo i dati all'interno del gioco, vuol dire che saranno riproposte entro pochi giorni, quindi diciamo se il nuovo banner con il nuovo evento sarà giorno 26, le co-op molto probabilmente saranno anch'esse giorno 26, perché solitamente fanno uscire tutto quanto insieme. E poi nuovo banner che comunque verrà inserito all'interno del gioco, penso sempre giorno 26, dove per una volta soltanto avremo un banner addirittura con 300 gemme rosse, che ci consentirà di ottenere una o più armi 5 stelle, di cui una garantita. Quindi è una buona offerta questa, per 300 gemme rosse sinceramente è proprio un'ottima offerta, quindi pensateci, perché è comunque un buon banner, e ovviamente questo sarà a tiratura unica, quindi avremo la possibilità di poter pullare una sola volta da questo banner speciale. Ma ovviamente la cosa che ci interessa di più, ora qua ho le immagini un po' disordinate purtroppo, sono praticamente queste. È questo ciò che ci interessa secondo me, ovvero il nuovo banner che uscirà con l'evento di Weapon Enhancement Rally, quello di cui abbiamo discusso poco fa. Nuovo banner che vedrà praticamente come protagonisti Zack e Matt. Questo ragazzi è un banner top, è veramente un banner eccezionale, e io ho paura, ho molta paura di questo banner, perché da un lato penso che sia un bait per il prossimo banner crossover. Infatti non so se pullerò comunque in maniera aggressiva su questo banner, ma è sicuro che una di queste armi io la andrò a recuperare al 100%, ovvero l'arma di Matt. E perché vi dico questo? Perché avremo praticamente l'arma di, in questo caso il costume di Zack, che è un costume che abbiamo già visto in realtà in qualche trailer di gioco, che mostrava appunto questa skin di Zack, la skin da militare o comunque la skin da soldato, da principe, come qualcuno la chiamava, che in realtà è la Shinra Full Dress Uniform. Quindi è come se fosse una sorta di uniforme completa della Shinra per i cavalieri o comunque per i soldier più valorosi, un po' come i carabinieri che abbiamo noi, che appunto sfoggiano la loro divisa, quella militare completa durante le cerimonie o comunque durante gli eventi più importanti, che in questo caso ci consente di incrementare HP e la durata e l'estensione in questo caso di buff debuff, che sembra essere una sciocchezza, ma con l'arma che riceve Zack in realtà potrebbe essere interessante. E potrebbe essere interessante dato che non è un'arma crossover a quanto pare, perché questo è un evento a parte, quindi non fa parte dell'evento crossover, ed è un'arma che è molto molto interessante. E poi ovviamente abbiamo a disposizione anche il wallpaper, che giustamente potremo ottenere con almeno due overboost nell'arma nuova. Sì ragazzi, questa in teoria non dovrebbe essere un'arma crossover, ed è una 1400% non elementale. E se notate bene costa addirittura 5 barre ATB, ma notate l'effetto. Possiede praticamente il sigillo abilità, quello diciamo quello speciale, e inoltre infligge 1400% danno non elementale fisico e aumenta drasticamente il nostro attacco fisico. Quindi è un'arma che attacca e buffa l'attacco di Zack in modo continuo, in modo continuato.
ma a mio avviso, per chi ovviamente ha MET come me potenziato, che comunque ha un MET forte, perché comunque sia MET è un personaggio eccezionale secondo me all'interno del gioco, è uscita l'arma che desideravo, ovvero il Centipede, che incrementa a tutti gli alleati la difesa fisica e ripristina il 59% dei loro HP tramite Healing Potency. Finalmente a MET hanno dato l'arma difesa fisica AOE. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Barret se ne va al baretto. Quindi Barretto va al baretto. Anche se in realtà MET non possiede un'arma di potenziamento magico che gli possa effettivamente concedere la possibilità di diventare il top support per eccellenza, il top buffer per eccellenza. Ha un'arma che comunque buffa l'attacco fisico, che è molto comodo, perché per fare un team full fisico si può utilizzare Zac, che potenzia se stesso, ovviamente, un Cloud o comunque Tifa o chi che sia con come attaccante fisico, e MET che può potenziarlo insieme a Zac, perché Zac potenzia se stesso con un'arma che fa 2 in 1 e MET invece può potenziare l'altro. Quindi avere un team praticamente full fisico potenziato in maniera costante, e grazie a quest'arma MET adesso nel suo kit ufficiale possiede un'arma che dona difesa magica AOE e un'arma che dà difesa fisica AOE. Quindi possiamo letteralmente sfruttare MET come ci pare e piace. E questa è una cosa che non deve essere sottovalutata. È anche vero che anche l'arma di MET praticamente consuma 5 barre ATB. Quindi bisogna fare comunque attenzione. Però 5 barre ATB per ottenere comunque la difesa fisica. Io da un lato spero che questa difesa fisica possa essere direttamente a più 3, anche se la vedo un po' male, perché in realtà abbiamo un duplice effetto con difesa fisica più cura, quindi credo che le 5 barre ATB siano giustificate da questo, quindi sarà comunque una difesa fisica più 2 con anche la cura. Ma se dovesse darmi una difesa fisica più 3 già a partire dal suo modello base, io sinceramente sarei più che soddisfatto. Ma così come l'arma di Zac, in questo caso, che effettua danno e buff, io credo che sia comunque un più 2 di base e poi più 3 con overboost al livello 6. Quindi penso che sì, penso che comunque sia quella, diciamo, la taratura delle armi. E questa è un'arma perfetta, ragazzi. Questa è un'arma perfetta per MET. Per chi possiede MET e lo possiede con la Branded Spine, lo possiede con tutto il suo kit, con tutte le sue armi, con riduzione di attacco fisico, aumento danno magico, cure con la Prime Number, eccetera eccetera, diventa incredibile. Diventa veramente un personaggio incredibile. Quindi avrò modo di esprimere le mie idee sul banner a parte, però ci tenevo a dirlo anche in questo video. Detto ciò, non c'è altro che io vi debba dire, quindi spero che questo video aggiornamento sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se queste notizie vi hanno un po' rallegrato la vostra giornata. Io come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento, vi aspetto anche sul mio canale Twitch, che vi ricordo essere in descrizione. Non vi costa nulla passare la sera a salutare e passarvi un po' di tempo insieme a me, in compagnia, e niente. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye!